Başkala gazire, su brigadiro lugar trani. E me llama gazire Başkala, stopo juliano no Junguanda 3. Hoje em dia se magada na acha, a sera ma sendo nos trocha. Sto fruttando con braccio speciale che bomba genia. Non si può essere latitanti per tanto tempo senza avere delle connivenze, se non collusioni, con apparati dello Stato che naturalmente aiutano in questo tipo di attività. Prima pagina vindo notizie di un'ingiustizia, state gaffocca. Si costerna, si indigna, si impegna, progetta la spugna con grande ignito. Michele Zagaria è riuscito a sottrarsi fino ad oggi alla cattura, nonostante le numerosissime indagini che sono state sviluppate. Come è stato rappresentato anche in occasione di indagini che hanno portato all'arresto di imprenditori vicini allo stesso Michele Zagaria, la sua latitanza è stata resa possibile da una rete di persone apparentemente insospettabili, da un lato, dall'uso di strumenti altamente sofisticati, dall'altro. A questi due elementi si aggiungono di tanto in tanto alcuni depistaggi, sostanzialmente, cioè delle informazioni che finiscono per intervenire in modo da disturbare le indagini che, avviate in modo anche fruttuoso verso l'obiettivo, finiscono per interrompersi grazie appunto a interventi esterni. È su queste coperture, depistaggi, trattative che la DDA concentra la sua attenzione. Una rete di informazioni che porta dritti dritti nella monnezza. E già, perché è quello il business che i casalesi da sempre prediligono. Fin dagli anni Ottanta il clan dei Casalesi ha gestito il traffico illecito di rifiuti, tanto che rifiuti che provenivano dal nord venivano poi occultati nelle terre o addirittura sotto i nuovi assi viari che sono stati costruiti all'indomani del terremoto con la legge sulla ricostruzione. Quindi il settore è un settore di grande interesse per il clan dei Casalesi e lo è stato da sempre. Ed è tanto di interesse di quel clan che addirittura tra i crimini che vengono ricondotti al gruppo dei Casalesi raramente vi è l'organizzazione di un traffico di stupefacenti, mentre direi stabilmente il traffico di rifiuti. I Casalesi hanno sostituito all'oro che deriva dal traffico degli stupefacenti l'oro che deriva dal traffico dei rifiuti. Proprio dietro questo affare spunta l'ipotesi più inquietante, che ha come sfondo l'intreccio strettissimo e sempre più evidente tra malavita organizzata, Stato, politica e imprese. Sicuramente emerge un certo interessamento molto significativo di alcune famiglie camorristiche, in particolare da prima le famiglie dei Bidognetti e degli Schiavone e poi della famiglia Zagaria, per il settore appunto dello smaltimento dei rifiuti. Naturalmente questa circostanza, insieme alla circostanza per cui Michele Zagaria è l'ultimo dei grandi latitanti del clan dei Casalesi, porta a fare delle considerazioni anche appunto sulle possibili collusioni e anche sui favori che questo personaggio possa ottenere per poter fare una latitanza così lunga, che ormai dura da più di 15 anni e che naturalmente è stata
compiuta per lunga parte, ormai è certo, proprio nel territorio di provenienza di Michele Zagaria. Nascondersi, ma anche avere incontri con imprenditori, avere incontri con politici locali, significa farlo anche, come dire, in maniera visibile molto spesso, farlo nei territori di provenienza e naturalmente se la latitanza continua significa che c'è qualche problema che le ultime indagini hanno sicuramente messo in evidenza. Il comune più pulito d'Italia. Guarda, ma garantisce Zagaria. Cioè, Casapesenna è il paese più pulito della provincia di Caserta. Anche nell'emergenza rifiuti, quando tutti non sapevano dove sversare. Stanno seguendo Marilè? Sì, c'era una macchina dietro da quando siamo andati alla discarica. Allora, oltre ai video si deve stare andando nel paesaggio dall'altra parte. Due macchine si erano fermate dopo che c'erano fermate. Sì. Il sospetto degli inquirenti è che Zagaria, da latitante, abbia incontrato apparati dello Stato e personaggi delle istituzioni, forse del commissariato per l'emergenza rifiuti, sedendosi con loro al tavolo delle trattative per la gestione dell'emergenza. Lo scenario è quello della compravendita di terreni dove realizzare gli impianti. In effetti, in un primo momento abbiamo fatto l'indagine per vedere i trasferimenti di terreni che servivano all'Impregilo, alle altre grandi imprese che dovevano creare il termovalorizzatore e tutti i vari impianti collegati al termovalorizzatore. Oggi le stiamo quasi riprendendo per rivedere un pochettino la situazione, perché si sa in giro che molti terreni erano stati acquistati in occasione proprio degli impianti che si dovevano costruire, quindi acquistati a 10 e rivenduti a 100. E in tutto questo bailam naturalmente ci sguazzavano che tenevano soldi per poter acquistare questi terreni e quindi non è da escludere che ci sia stata anche la Camorra casertana nel fare questi affari. Sta di fatto che comunque la Camorra, soprattutto la casertana, è anche un'impresa. È un'impresa che soprattutto nel movimento terra, nel movimento appunto dei rifiuti, nelle costruzioni, ha dei mezzi ed ha anche ottimi operai, diciamo le cose come sono, non è vero che si fanno apprezzare delle attività edilizie al nord. Che ci sia un vero e proprio patto, indubbiamente quantomeno degli accordi sicuri e dei patti di carattere permanente o meno, è una tesi che dobbiamo poi svolgere e vedere un pochettino, ma indubbiamente accordi senz'altro sì. Siamo tra il 2006 e il 2007. Nella struttura commissariale erano spesso presenti collaboratori dei servizi segreti e nessuno ne faceva mistero. D'altronde, da tempo inchieste dell'antimafia avevano evidenziato collegamenti tra ambienti dei servizi segreti, logge massoniche e casalesi. L'interesse dei casalesi nel settore dei rifiuti è un interesse che risale già di molti anni nel tempo. Già nei primi anni Ottanta troviamo delle attività da parte di un'organizzazione casalesi nuovettiani per quanto riguardava lo sfruttamento di alcune colline nella zona appunto del Casertano che dovevano servire come materiali da costruzione e poi lo svuotamento delle colline stesse dovevano essere poi utilizzate come discariche abusive.
sono proprio all'origine di queste attività che poi portarono a un omicidio del fratello del giudice Imposimato nei primi anni Ottanta, proprio perché lui, che faceva parte di un'associazione ambientalista, si batteva moltissimo per evitare lo sfruttamento di queste colline nella zona del Maddalonese. E unendo poi gli interessi di Cosa Nostra siciliana, che era intenzionata a fermare l'attività del giudice Imposimato a Roma nei confronti di Cosa Nostra, della banda della Maiana, e gli interessi locali della famiglia Nuvoletta e dei casanesi, si arrivò proprio all'omicidio del fratello del giudice Imposimato. L'operazione Adenfi dei primi anni 90 disvelò un connubio estremamente forte di interessi fra imprenditoria del nord, criminalità organizzata napoletana e casertana, imprenditoria casertana con pezzi di situazioni, personaggi che poi sono saltati agli onori delle cronache nazionali per le vicende della P2 in quanto referenti diretti di Licio Gelli, che in prima persona riceveva esponenti del clan dei casanesi imparentati direttamente con Francesco Bidognetti e Cicciotte Mezzanotte per pianificare queste attività nel territorio casertano. Successivamente, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, la costruzione di alcune importanti opere viarie, tra cui l'asse mediano, la nona linea di Terno e la stessa terza corsia della Napoli-Roma, sono state oggetto di attenzione da parte del clan dei casanesi, in quanto gli scavi posti alla base della costruzione di queste importanti arterie autostradali sono state utilizzate come discariche abusive per ogni tipo di rifiuti. Terra avvelenata, tradita, comprata e venduta per realizzare impianti e termovalorizzatori come quello previsto a Santa Maria la Fossa, nel feudo del boss Sandokan e dei suoi parenti e affiliati. Ce lo ha raccontato il procuratore Lepore e ce lo spiega anche il super pentito Gaetano Vassallo, un imprenditore del settore dei rifiuti che con le sue dichiarazioni ha scoperchiato i giochi politici e affaristici della Monnezza Connection. Con riferimento all'individuazione dei terreni da parte della criminalità organizzata, ricordo che vi fu una forte pressione da parte di Michele Sergiorsi, insieme all'onorevole Nicola Cosentino e all'onorevole Mario Landolfi, al tempo in cui Landolfi era la commissione Vigilanza RAI, e al sindaco di Santa Maria la Fossa affinché si costruisse il termovalorizzatore dopo che era fallito il progetto di realizzare una discarica nello stesso posto. Era il periodo subito prima che fosse nominato Catenacci commissario straordinario all'emergenza rifiuti in Campania. Per quanto detto prima, le pressioni fatte dalle persone suindicate erano comunque pressioni riferibili alla criminalità organizzata, in quanto la Eco 4 era diretta espressione della criminalità organizzata. Parimenti, ho già spiegato che inizialmente la Eco 4 era riferibile a Bidognetti e via via è passata sotto il controllo di Schiavone, e ciò fino all'arresto di entrambi i fratelli Orsi. Cosentino si espresse con riferimento proprio alla Eco 4 dicendo che quella società era una sua creatura, dicendo testualmente, riferito alla Eco 4, che quella società son io. E così entra in gioco nella vicenda rifiuti anche un ex sottosegretario di Stato e coordinatore in Campania del partito del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Indagando su questo filone dei rifiuti, che venne definito appunto anche una miniera d'oro, come è stato detto da qualche collaboratore, ci si è imbattuti in questo vassallo,
che aveva fatto proprio questa attività, soprattutto nel Giulianese. E quindi naturalmente il quale, molto, che conosceva tutte le situazioni particolari, soprattutto nella zona del Casertano, e quindi naturalmente ha tirato in ballo i vari personaggi, del quale anche Cosentino. Confesso che ho agito per conto della famiglia Bidognetti, quale loro referente nel controllo della società Eco 4 Spa, gestita dai fratelli Ursi. Sono stato di fatto loro socio perché richiesto di farlo da parte di Massimiliano Miele, investito da Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, come da questi stesso riferito. Posso dire che la società Eco 4 era controllata dall'onorevole Nicola Cosentino e anche l'onorevole Mario Landolfi aveva svariati interessi in quella società. Presenziai personalmente alla consegna di 50.000 euro in contanti da parte di Sergio Ursi all'onorevole Nicola Cosentino, incontro avvenuto a casa di quest'ultimo a Casal di Principe. I miei colleghi magistrati sono andati avanti, hanno acquisito prove e poi hanno tirato le loro conclusioni. Quindi ci siamo rivolti al Parlamento come ci prescriveva la legge, ma il Parlamento ci ha negato la misura cautelare che avevamo richiesto e oggi siamo alla conclusione di questa fase dell'indagine, per cui è stato chiesto il giudizio immediato che si compare che anzi senz'altro si comincerà a svolgere. Almeno questa è. E naturalmente in questa situazione ci sono dei legami, eccetera, ma naturalmente quando si fa il processo poi si chiariranno le cose. E Cosentino naturalmente avrà la possibilità, come già avuto anche nel corso dell'indagine, di difendersi e di dimostrare il contrario, e ci sarà il giudice terzo che giudicherà. E indubbiamente noi non è che facciamo le richieste di misure cautelari, né il GIP ci dà le misure cautelari così a sfizio secondo il nome del personaggio. Quindi dobbiamo tutto motivare e che ne dicono quelli che si oppongono a questo modo di fare della giustizia, la Cassazione, oltre che altri giudici, avevano confermato l'esistenza di sufficienti indizi che giustificavano l'emissione del provvedimento cautelare. Ora bisogna vedere se questi elementi giustificano un'affermazione di responsabilità o di colpevolezza, ma questo è rimesso al giudice, quindi si farà il contraddittorio, quello che normalmente avviene nella dialettica processuale. L'omicidio di Michele Ursi, che è appunto un imprenditore che si occupava della gestione dei rifiuti, inserisce in quella scia di sangue che si ebbe fra l'aprile e l'ottobre del 2008. Michele Ursi era stato interessato da un'indagine che riguardava appunto la società che avrebbe dovuto trattare i rifiuti e gestire il settore dei rifiuti, una società mista in cui appunto l'imprenditore occupava un ruolo rilevante. Le indagini hanno riguardato per l'appunto il patto fra Camorra, imprenditoria e politica. Vicende quali quelle dei fratelli Ursi da una parte, quelle dell'imprenditore Nicola Ferraro dall'altra, dimostrano che nel tempo vi è stata appunto la presenza costante del clan sul territorio per gestire l'emergenza rifiuti. La foto numero 19 raffigura Gigino Ferraro, detto il Fucone, che aveva rapporti con Giuseppe Sitola, con il quale si è incontrato in una cena insieme a me 2-3 giorni prima dell'omicidio di Michele Ursi, ove erano anche presenti Giovanni Letizia, Massimo Alfiero, Massimo Napolano, Antonello Pellegrino e una donna rumena di nome Luminita. Il fratello del Gigino è una persona influente ed aveva affari di interesse in comune in tema di appalti e lavori da fare in Villa Literno. Il Gigino parlava per conto del fratello quando si incontrava con Sitola. In quella cena Peppe Sitola disse testualmente al Fucone, poco prima di congedarsi, «Digli a tuo fratello di non preoccuparsi perché fra 2-3 giorni ti facciamo un bel regalo». Preciso che durante la cena Gigino Fucone disse a Sitola che Ursi, non fu detto il nome proprio, aveva reso dichiarazioni contro il fratello di Ferraro Luigi. Compresi che si riferiva all'Ursi Michele perché dopo 2 giorni l'Ursi fu ucciso dal Sitola. Il verbale è di Oreste Spagnuolo, che fece parte del gruppo di fuoco dello spietato killer Giuseppe Sitola, detto Ucecato.
C'è da dire che il politico imprenditore dell'Udeur, Nicola Ferraro, indagato per i suoi rapporti con i casalesi, resta estraneo all'omicidio di Ursi. La vicenda di Nicola Ferraro è una vicenda emblematica del rapporto perverso che è esistito tra la politica, l'imprenditoria e la camorra nella provincia di Caserta, a partire da Casal di Principe, ma in tutta la provincia, soprattutto, ma non solo, ma soprattutto nel settore dei rifiuti, perché Nicola Ferraro è un imprenditore del settore, è un soggetto con una lontana parentela con la famiglia Schiavone di Casal di Principe, ed è anche un soggetto che nel tempo ha ricoperto importanti incarichi politici, fino a divenire consigliere regionale della regione Campania, le indagini hanno dimostrato che naturalmente egli aveva un filo diretto, un rapporto privilegiato con il clan Schiavone e in alcuni periodi anche con il clan Bidognetti. Nicola Ferraro è stato capace di gestire la raccolta dei rifiuti solidi urbani in tantissimi di questi comuni, grazie all'appoggio del clan. È stato capace di gestire un'impresa che via via nel tempo è cresciuta moltissimo, tanto da vincere poi appalti nel centro e nel nord Italia. E naturalmente poi ha utilizzato il suo ruolo di politico di rilievo regionale e di soggetto che aveva questo rapporto privilegiato con la camorra anche per fare altro tipo di affari, per favorire anche imprese a lui vicine per l'ottenimento di appalti di diversa natura in comuni della provincia di Caserta. Rimane però da spiegare come sia possibile che i casalesi ed i clan della Camorra in genere riescano ad inserirsi negli appalti pubblici. L'imprenditore che opera con il clan è molto spesso un imprenditore poco esposto dal clan. Il clan è tanto più forte sul fronte economico quanto riesce a occultare il rapporto con l'imprenditore, sicché fino al momento in cui non viene smascherato il rapporto, l'imprenditore appare una persona pulita, molto spesso anche con un'esperienza nel campo che consente di affermare una professionalità distante dal clan. In altri casi addirittura è il capitale camorrista che finisce per inficiare l'impresa. Abbiamo ricevuto nel corso della nostra indagine uno dei tanti documenti in materia di prevenzione antimafia relativo alla gestione dell'emergenza rifiuti. Vediamo che sono tantissime le ditte in odor di camorra che hanno lavorato e lavorano, a volte nonostante provvedimenti di interdittiva antimafia, nel settore del ciclo dei rifiuti. Le aziende che hanno ricevuto lo stativo antimafia, o meglio gli imprenditori che sono dietro queste aziende, hanno anche trovato il modo di riciclarsi attraverso sistemi anche abbastanza sottili e sistemi societari avanzati. E cioè non comparendo più nelle società direttamente come soci, ma utilizzando soggetti residenti in altre province anche del nord Italia. Stefano Vignone è un consulente della DDA che insieme a Salvatore Carli, un funzionario della prefettura, ha studiato per conto della procura i metodi con cui i clan riescono ad aggirare le leggi e vincere gli appalti. Carli, dopo tanto lavoro sul campo e varie intimidazioni, è stato spostato dal prefetto dal gruppo Interforze Antimafia. Questi sistemi sono sistemi abbastanza
sottili, in quanto non violano formalmente la legge, ma consentono attraverso una serie di escamotage di indirizzare la scelta del contraente escludendo delle ditte e talvolta evitando che altre ditte possano essere interessate a partecipare alla gara. Innanzitutto nel prevedere un bando di gara e un piano economico finanziario che prevede una gara d'appalto non remunerativa. Insomma, dall'appalto sembrerebbe che la ditta che se la giudica non debba guadagnarci nulla. Per questo la partecipazione alla gara sarà solo di chi sa che comunque potrà ottenere dei vantaggi in altro modo. La premessa è che questo metodo non può essere usato senza il placet dell'ente che bandisce la gara d'appalto. Come si fa? Un metodo è quello di fornire servizi non conformi a quelli richiesti nel bando, e cioè se per esempio una società secondo l'appalto dovrà occuparsi di raccolta e smaltimento di rifiuti differenziati e indifferenziati con tanto di attrezzature, è capitato che la ditta si occupasse solo dei rifiuti indifferenziati. Naturalmente è necessario, perché ciò sia possibile, che l'ente appaltante connivente non controlli e non sanzioni la ditta. Un altro sistema è quello di far lavorare operai a nero e magari in numero inferiore rispetto a quello richiesto e con stipendi più bassi rispetto a quelli dovuti. Infine, per ottenere un utile da un appalto non remunerativo, c'è chi ha utilizzato ancora un altro sistema: far scendere in strada un numero di automezzi molto inferiore rispetto a quello previsto nell'appalto, con un risparmio notevole e quindi un grosso guadagno a fronte di un servizio decisamente scadente. Un altro sistema è la previsione nel bando di gara di determinati requisiti che solo alcune ditte posseggono. Altro sistema è quello di escludere dalla gara con motivazioni pretestuose le ditte che hanno presentato l'offerta sulla base appunto di motivazioni inconferenti. Come si fa? Si richiedono certificazioni ISO, certificazioni qualitative, e poi per eliminare le ditte scomode si fa valere una questione di puntiglio, e cioè che l'addizione della società di certificazione non è perfettamente corrispondente a quella indicata nei bandi di gara, anche se poi nella sostanza il requisito richiesto invece esiste. Ulteriore sistema per escludere e certe volte per escludere aziende che addirittura hanno vinto la gara d'appalto è quello dell'intimidazione. Ci sono casi abbastanza eclatanti dove la gara è stata aggiudicata non alla prima azienda, nemmeno alla seconda, ma alla terza. Carli e Vignone nel corso del loro lavoro si sono imbattuti anche in Impregeco, il super consorzio raggiunto da Interdittiva Antimafia che teneva insieme i consorzi casertani e quelli napoletani. Di Impregeco si parla nella richiesta di rinvio a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del coordinatore del PDL campano Nicola Cosentino. Nell'atto d'accusa anche il verbale dell'ex presidente del super consorzio Giuseppe Valente. Impregeco fu costituita nel 2001 e la scelta di Facchi Giulio di far entrare al suo interno i consorzi Caserta 4, Napoli 1 e Napoli 3 si legava alla gestione da parte di quei consorzi delle discariche che in quel momento erano le uniche attive nella regione Campania. In pratica, attraverso Impregeco, ente con consortile di gestione formale, era possibile disporre delle uniche discariche esistenti. Poco tempo dopo la sua costituzione venne infatti stipulata una convenzione tra Impregeco ed il commissariato di governo, convenzione firmata da Bassolino in persona, attraverso cui la gestione di quegli impianti e degli impianti da realizzare nel futuro nella regione sarebbe passata all'Impregeco. Abbiamo visto che l'Impregeco è stata costituita da vari consorzi di bacino comunque competenti per aree territoriali diverse. Naturalmente queste aree territoriali diverse sono anche aree di, diciamo, controllo politico diverso. Impregeco coinvolgeva, secondo gli inquirenti, uomini di Cosentino, ma anche fedelissimi dell'ex presidente della regione Campania, Antonio Bassolino. Avvisai Nicola Cosentino, il quale già aveva avuto informazioni sul progetto di costituire Impregeco.
Nicola Cosentino mi disse che era d'accordo, ma di condizionare il mio ingresso alla presidenza dell'ente, essendo gli altri due consorzi riferiti ad area politica di centro-sinistra. Il reale scopo dell'Impregeco era quello di sostituire la FIBE. Era chiaro a tutti coloro che stavano partecipando al progetto, ovviamente comprendendo anche i due miei referenti politici. L'Impregeco fu un ente certamente voluto da Bassolino. Si è avuta una concomitanza di interessi su questa Impregeco. L'Impregeco è stata aggravata da provvedimento interdittivo antimafia. Cittadini,